guarda, se posso essere proprio sincero, neanche tantissimo, perché almeno poi dipende. Per esempio, per uno come me che fa della comicità l'osservazione del quotidiano, oggi il quotidiano ti dà talmente tanti spunti, cioè il disagio, se tu ti guardi intorno, se guardi sui social, è talmente tanto elevato che non è veramente difficile trovare degli argomenti su cui ridere e sorridere. Quindi devo dire che quando si hanno le idee per fare questo lavoro, quindi di autoraggio, chiamiamolo così, nei confronti di se stessi, perché io recito solo testi miei, soprattutto quando faccio le serate di un one man show, io almeno tutta questa difficoltà non la trovo, ripeto, perché trovo lo spunto dalla quotidianità, che di spunti te ne dà tantissimi. Allora, sono due mestieri diversi, stare davanti alla macchina da presa e stare dietro alla macchina da presa. Chiaramente possono essere compatibili, nel senso che uno fa l'attore per talmente tanti anni che poi matura delle competenze nel settore per le quali puoi fare una regia, vale per il cinema ma vale anche per il teatro, è la stessa cosa, sono due mestieri diversi. Io per esempio, che sono certo di poter dirigere uno spettacolo teatrale, non sono certo di poter dirigere un film. Insomma, ci vogliono secondo me delle competenze che non mi sono ancora messo alla prova, in questo senso non so se ho nella totalità. Non credo di avere nella totalità. È anche vero che oggi come oggi il film lo fa il direttore della fotografia, lo fa chi lo monta, lo fa, insomma, il regista sicuramente ha un ruolo molto importante. Spesso poi chiaramente questi ruoli coincidono, comunque sono due mestieri diversi. Non c'è un personaggio che mi piaccia di più interpretare. Per esempio, io in questo momento sto facendo quattro spettacoli contemporaneamente. Sto facendo Perle Rare, che è il classico one man show in cui io racconto delle storie, canto delle canzoni e mi diverto moltissimo a farlo, perché ci sono dei punti dello spettacolo che sono esilaranti, degli altri che sono emozionanti, e quindi mi diverto molto. Sto facendo due commedie molto comiche, Signori Biglietti e Il Vizietto, in cui faccio ruoli estremamente comici, e però poi sto facendo anche Morte di Carnevale, dove invece faccio un ruolo molto bello, molto intenso, da cantastorie, ma con un risvolto diciamo molto, molto interessante. Non voglio spiegare niente perché non è un giallo, ma insomma c'è comunque una sorpresa. E quindi io mi diverto molto a fare tutto, perché amo moltissimo fare il mio lavoro. In un'altra vita sceglierei quello che il destino mi paventa davanti. Non credo di avere, così come non l'ho scelto in questa vita, non l'ho scelto io il teatro in questa vita. Io avevo scelto tutt'altro, o meglio, mi ero illuso di scegliere tutt'altro. Poi qualcuno invece ha pensato per me che fosse più giusto che io recitassi. Per cui in realtà noi scegliamo, ma fino a un certo punto. Sicuramente siamo artefici del nostro destino, nell'ambito che il destino stesso ci para davanti. Io sono convinto di questo. Allora, se per longevity intendiamo vivere a lungo ma in buona salute, è una cosa alla quale io credo tanto. D'altro canto non si spiegherebbe perché ci sono dei popoli del mondo che vivono serenamente in buona salute fino a 120 anni e delle popolazioni, per la maggior parte quelle dell'Occidente, che vivono nello stress e nell'acidità, che invece muoiono presto. Se c'è questa differenza, probabilmente un motivo c'è, perché siamo tutti esseri umani fatti dello stesso DNA, per cui se molte popolazioni, alcune popolazioni vivono 120 anni, un motivo ce l'avranno. Si è scoperto che hanno queste fonti d'acqua alcalina e che quindi alcalinizzano il loro corpo molto più di quanto non facciamo noi che viviamo nello stress occidentale, e allora certo ci credo fondamentalmente tantissimo. If I think to the places of my youthness, well, the places of my youthness are Aversa, which is next to Naples, where I grew up with my parents, when I went to school, when I made all my first experiences, where I lived up to 21 years old or 20, I don't remember, but something like that. Then I went back to Naples to live to Naples alone,
I was born in Naples, but I went to Aversa something like 2 months older, because my father worked over there and my family decided to live over there. If I think to the places of my youthness, I also think to the places where I studied, where I was young, during the summer, for instance, when I went to study English. So I think to Eastbourne, which is a little town on the sea in the East Sussex, where I went to study English when I was 14 years old, 15 years old. Then the places of my youthness are Castel Volturno, which was the place where during the summer my parents brought me for holiday, for summer holiday, when I was, you know, 10 years old, 11 years old and stuff like that. So these are the places. It's a very nice question, isn't it? Because you have to think when you were young, where you see yourself in the world. These are the places, the most important places where I see myself when I was young. Thank you for the question. Thank you very much. Allora, perché una persona dovrebbe venire il 26 marzo alla Mastermind di Napoli? Ma diciamo che in linea di principio dovrebbe venire se gli fa piacere venire, se gli fa piacere ascoltare dei professionisti che parlano di finanza, di una scienziata che parla di acqua alcalina, di buona salute, io che parlo di motivazioni personali, Luca e Andrea che parleranno di tante altre cose molto interessanti, così come Elvira. Insomma, voglio dire, uno viene ad una masterclass se è interessato agli argomenti che in questa masterclass si trattano. Noi parliamo spessissimo di cambiamento, ragazzi, questa è una cosa molto importante. Noi spesso ci lamentiamo delle nostre vite, ci lamentiamo di non essere completamente in buona salute, ci lamentiamo che non guadagniamo abbastanza soldi, ci lamentiamo, diciamo che lamentarsi è abbastanza un mestiere comune, ma ci siamo mai chiesti se muoviamo un dito, se facciamo qualcosa per migliorarci? E questa è una domanda molto importante. Allora, a questa domanda che tu mi fai, io ti rispondo in maniera estremamente semplice. Vieni il 26 marzo alla Mastermind di Napoli se ritieni di voler anche agire nei confronti di te stesso, te stessa. Adesso non ho guardato il tuo profilo, non so se sei maschio o femmina, e quindi se ti vuoi realmente, se vuoi realmente migliorare qualcosa di te, se stai bene come stai, non hai bisogno della Mastermind. Noi dobbiamo andare ad ascoltare delle informazioni che possono migliorare la nostra condizione quando siamo pronti per riceverle. Io di questo sono assolutamente convinto. Non bisogna, secondo me, non bisogna forzare. Se uno ritiene di stare bene come sta e continua però a lamentarsi e però a non muovere un dito, sai, è come quelli che dicono mamma mia, come dovrei smettere di fumare perché non ho più fiato, mi dovrei allenare perché sto facendo la pancia, lo dicono solo ma non muovono un dito per stare meglio e per migliorare. Allora io credo che queste persone, trasferendo diciamo tutti questi concetti alla Mastermind che faremo, devono leggere bene in se stessi se vogliono realmente migliorare o no, perché probabilmente non è il loro momento. Ognuno nella vita ha un momento per dare una svolta alla propria esistenza. Chiaramente noi, voglio dire, io non credo che se tu non hai la volontà di cambiare la tua condizione, nessuno possa dall'esterno cambiarla realmente. Quindi si viene ad una mastermind dove si approfondiscono temi che riguardano la salute, la longevity, la finanza, la motivazione, il credere in se stessi e tantissimi altri argomenti, con il supporto di persone competenti in queste materie. Si viene se si desidera realmente migliorare la propria posizione. Ma se lo si desidera dal di dentro, si ascolta per poi incamerare, elaborare e poi agire. Allora, io ho intervistato per la prima volta Claudia nel 2017, le feci, mi ricordo, una splendida intervista su Radio Marte, e lei era già talmente bella ed elegante che le chiesi di sposarmi in diretta. Ragazzi, chiaramente è un divertissement, cioè non è una roba seria. Io Claudia la stimo, le voglio bene, la stimo moltissimo, perché è una donna ed è una persona con un'idea dell'arte che condivido in toto, e con un senso dell'estetica veramente notevole.
inoltre scrive secondo me da paura oltre che cantare benissimo, ma stiamo chiaramente parlando di un divertissement. Claudia e il suo meraviglioso compagno, ha una, come dire, una bimba nata da poco che è una meraviglia, e quindi finché dobbiamo giocare giochiamo, ma massimo rispetto. Ma perché la gente è morbosa, la gente è morbosa. Di base, chi ti fa domande sulla tua sessualità vuol dire che non ha una sessualità propria e che vuole farsi delle fantasie attraverso la tua sessualità. Chi ti fa domande sulla tua sessualità vuol dire che non ha il coraggio di viversi la propria vita e quindi vuole fare pettegolezzi sulla tua, come se ancora ci fosse da discutere sei gay, sei etero, sei bisessuale. Ma voglio dire, io veramente mi rendo conto del fatto che certa gente sta rovinata, perché non basta la curiosità di sapere che con chi va a letto un personaggio pubblico. Voglio dire, che cosa cambia nella vita di ciascuna persona sapere questo o quello, che tipo di vita sessuale abbiano? È evidentemente una perversione, evidentemente una morbosità, una devianza, oltre che una enorme maleducazione. Perché se tu ti permetti di chiedere ad una persona ma sei gay, sei etero, sei bisessuale, sei lesbica, è chiaro che tu stai commettendo un'azione estremamente maleducata. Dopodiché poi, se ci dobbiamo stupire di quanta maleducazione ci sia sui social, questo chiaramente oggi come oggi non stupisce proprio più nessuno, questo è assolutamente evidente. Dopodiché la risposta alla tua domanda è A, perché è gente maleducata, B, perché è gente morbosa ed è gente che si vuole fare fantasie sulla tua sessualità perché non ne ha di propria e quindi di conseguenza vuole sapere particolari intimi della tua vita sessuale, perché poverini evidentemente non hanno una vita sessuale propria. Nella loro testa fa ancora una differenza la risposta. Cioè, la cosa che io ritengo veramente grave è che nel 2023 c'è gente per la quale fa ancora differenza tu con chi vai a letto. Cioè, per loro fa differenza. Cioè, perché se te lo chiedono, tu dici no, ma è una semplice curiosità. Ma come si fa ad essere curiosi di una cosa così intima che appartiene a qualcun altro? Cioè, io lo trovo sconvolgente. Nel 2023 c'è ancora gente che ti chiede così, senza conoscerti, senza essersi mai presentata, senza averti mai stretto la mano, così su un social, ma non perché uno non risponde, ma non perché ci sia qualcosa da nascondere, ma perché non dovrebbe fare nessuna differenza. Questo io ritengo una cosa fondamentale. Cioè, non fa differenza e non ti riguarda in alcun modo. E se te lo vengo a dire a te, poi va a finire che me lo dimentico io. E non mi posso mai scordare. Sì, e come ormai stiamo pubblicizzando da molto tempo, ci sono queste repliche in provincia di Signori Biglietti, questa commedia straordinaria, divertentissima, che abbiamo fatto per soli 4 giorni prima che il Covid ci travolgesse, e quindi la riprendiamo molto volentieri, e la riprendiamo in provincia, appunto, per cui il 26 domenica facciamo la pomeridiana a Marano. Il 25, il giorno prima, siamo al Carol di Castellammare di Stabia, mentre il 31 siamo all'Edoardo De Filippo di Arzano. Queste sono le 3 date previste per adesso di Signori Biglietti, la commedia di Rescigno che abbiamo rivisto, riscritto e che fa ridere in una maniera sconsiderata. Quindi, se volete trascorrere 2 ore di risate e divertimento, venite in uno di questi 3 teatri a vederci, vi aspettiamo. Ma che ne sanno, gente?